Benvenuti a Terra Madre, siamo con Marco Nicolino. Intanto complimenti per essere stato confermato maestro del gusto, gelatiere dal 2000. Una domanda che stiamo facendo a tutti i tuoi colleghi: cosa ti ha portato a livello aziendale essere maestro del gusto? Mi ha portato maestri del gusto e visibilità, gratificazione e il piacere di far parte di un gruppo, se possiamo così definirlo, di questa, per questa certificazione di qualità che è, posso dirlo, forse diversa da tante altre, perché è un percorso completamente gratuito e siamo controllati, e quindi è, come si dice, la gratificazione di ricevere questa esclusiva targa, possiamo dire così, riassumiamola così, per i sacrifici, le scelte fatte, tutto il lavoro che c'è dietro che non si vede di solito. Ecco che cos'è, cioè quella ciliegina sulla torta in più. Tu sei gelatiere, Marco, mi spiegavi dal 2000, quindi 24 anni di attività come gelatiere. Riassumici questo tuo percorso di 24 anni in tre concetti. Io ho cominciato nel 2000 e sono entrato per l'amour, perché la mia compagna aveva la gelateria con la sua famiglia, e quindi sono entrato così. Io arrivo da tutt'altro settore e ho cominciato ad appassionarmi per il gelato. Ho cominciato i primi anni al banco, poi dopo sono entrato dietro le quinte e ho cominciato a chiedermi tanti perché. Io sono molto curioso e quindi ho cominciato ad imparare con i metodi degli anni 80, quindi, perché la gelateria era aperta negli anni 88, quindi si portavano ancora dietro tutto questo. E quando sono andato dietro ho detto: ma dovremmo fare un cambiamento, tant'è che nel 2012 abbiamo cambiato anche il nome, dall'Isola dei Golosi siamo diventati Buono e Sano, e abbiamo stravolto, quando ho potuto mettere le mani in pasta nel gelato, ad utilizzare i prodotti locali, a cercare la nocciola Piemonti GP, a cercare tutte quelle cosine che ci danno quella gioia di lavorare. E Maestri del Gusto è stato proprio quel percorso che ci ha permesso di metterlo in luce. Perfetto, Marco, ti ringrazio, buona Terra Madre. Grazie.